Torniamo a Scratch per realizzare, utilizzando sempre il blocco figura, una figura più complessa, anche molto divertente da realizzare. E vediamo cosa fare. Allora, intanto abbassiamo l'attesa di secondi per far disegnare Scratch un po' più veloce e lo portiamo a 0.1. Dopodiché andiamo in controllo, prendiamo ripeti e lo posizioniamo così, tiriamo fuori il penna su. A questo punto gli diciamo ripeti 36 volte, facciamo sempre una figura di esagono, quindi l'angolo supplementare 60, però riduciamo la grandezza per farci stare la figura a 75 e andiamo in movimento e prendiamo ruota di 15 gradi a sinistra, lo inseriamo qui sotto e lo portiamo a 10 gradi. Perché 10 gradi? Perché gli faremo fare un angolo giro, quindi una rotazione di 360 gradi, però considerando 360 diviso 36 diamo una rotazione per ogni figura di 10 gradi. Portiamo il nostro scratch al centro e a questo punto lanciamo il nostro script e vediamo se funziona tutto. Vedete che man mano che completa l'esagono ruota di 15 gradi e fa 36 ripetizioni finché arriverà a fare un angolo giro completo e vediamo che man mano che costruisce la nostra figura cosa succede. Ecco qui la nostra figura, vedete che la complessità partendo da un esagono cosa abbiamo costruito, figura molto divertente da realizzare. Aggiungiamo un paio di comandi per vedere ulteriormente, per renderlo ancora più carino questo script. Allora, andiamo in aspetto e mettiamo all'inizio del nostro script un mostra e alla fine un nascondi. Cosa succederà? Scratch, il gattino comparirà all'inizio nella posizione centrale come adesso, una volta che ha terminato di disegnare, scomparirà. Proviamo a disegnare un'altra figura. A questo punto usiamo un quadrato, quindi quadrato 90 gradi, possiamo dargli una misura, secondo me, superiore, gli diciamo 100 e vediamo cosa succede. Ed ecco che vedete che pian piano costruisce il nostro cerchio ripetendo il quadrato e facendo un'ulteriore figura diversa. Vedete che il gatto alla fine è scomparso. Aggiungiamo un'altra piccola modifica e andiamo in penna. Prendiamo usa penna di colore e lo mettiamo fuori dal ciclo. E per cambiare colore basta fare così, guardate. Clicchiamo, in questo caso dove ho questo giallo arancio, clicco, vedete che compare al posto del puntatore una manina. Vado in cerca all'interno del mio scratch di un colore, partiamo dal rosso e a questo punto rilanciamo il nostro scratch e vedete che ci disegna la stessa identica figura di prima, però questa volta rossa. Adesso faremo un'ulteriore modifica allo script, un'ultima modifica per renderlo ancora un po' più divertente e sempre da penna usiamo il blocco cambia colore penna di 10. Quindi andremo di volta in volta che Scratch andrà a fare
il ciclo di ripetizione cambierà il suo colore in base alla sua tavolozza interna di 10. Vediamo cosa vuol dire esattamente. Allora, rilanciamo e vedrete cosa succede. Vedete che man mano che disegna i vari quadrati, Scratch utilizza una gradazione diversa di colore, creando questa figura complessa con colori diversi. Naturalmente, aumentando o diminuendo il cambio colore, otterremo degli effetti diversi. Proviamo come prima con l'esagono. Lo riportiamo a 60, 75 perché altrimenti non ci stiamo dentro, e proviamo a diminuire il cambio penna, quindi non di 10, ma portiamolo ad esempio a 1. Vediamo cosa succede. Vedete che chiaramente il cambio di gradazione in questo caso è molto più lento perché fa prima tutte le sue gradazioni partendo dal rosso e poi arrivando all'arancione e quindi poi arriverà al giallo. Naturalmente se noi cambiamo a questo punto non di 10 ma proviamo a fare una cosa diversa, lo portiamo ad esempio a 30, un'ultima prova. Chiaramente i salti saranno maggiori di colore, vedete? Ritornando poi a delle ripetizioni, perché una volta che ha finito il ciclo, partendo dal rosso, ogni 30 un colore, avremo delle ripetizioni più lunghe e più, vedete, il risultato, il verde, l'azzurro e così via,